Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Quesio. È stata pubblicata martedì 5 marzo la delibera con cui la USL Umbria 2 ha aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori della casa di comunità e ospedale di comunità nell'ex ospedale di Piazza Duomo ad Orvieto. I tempi del PNRR fissano la consegna entro il 2026 e secondo il cronoprogramma indicato dall'azienda sanitaria i lavori partiranno tra luglio e settembre. L'ex ospedale di Orvieto diventerà finalmente casa di comunità ed ospedale di comunità. Sono stati aggiudicati i lavori per questo importante investimento che consentirà di riorganizzare la sanità locale della nostra città e del nostro territorio. Gli obiettivi della casa di comunità e dell'ospedale di comunità sono quelli di superare il modello ospedalocentrico che vede nell'ospedale l'unico punto di accesso alle cure e di riorganizzare la sanità locale tenendo conto dei bisogni della nostra popolazione. La pandemia ha reso particolarmente evidenti quelli che sono i problemi della sanità pubblica locale, che vede nella mancanza dei servizi territoriali il suo punto più critico. Queste strutture, appunto, avranno la funzione di riorganizzare e potenziare la medicina del territorio, alleggerire l'ospedale e i pronti soccorsi dai ricoveri impropri e, non ultimo, vista l'ubicazione, anche riportare economia e lavoro sul centro storico. Della casa di comunità si parlava su questo territorio già dal 2007 con un accordo di programma che è stato rinnovato nel 2015, ma non c'è mai stata realmente la volontà politica di realizzarla. Questa amministrazione, sin dall'inizio del suo mandato, ha indirizzato le scelte della Regione affinché questo importante immobile fosse rimesso a disposizione degli orvietani e soprattutto per servizi sanitari essenziali. Si tratta di un investimento per circa 8 milioni di euro con fondi PNRR, i cui lavori dovranno essere realizzati entro il 2026, che la Regione ha destinato a questo territorio in un ambito più ampio di investimenti che sono previsti per la sanità locale di circa 20 milioni di euro. Riportare servizi sul centro storico è una delle condizioni per affrontare il tema della residenzialità e dell'abitare. È una grande opportunità per il nostro territorio e per la nostra città e la sfida e il mio impegno personale sarà quello di fare in modo che questa struttura possa funzionare e possa dare quelle risposte ai bisogni di salute dei nostri cittadini. La sanità è una priorità per tutti coloro che si trovano a governare una comunità e credo che deve esserci condivisione di percorsi ma soprattutto un atteggiamento propositivo e costruttivo per fare in modo che i bisogni dei nostri cittadini siano davvero la stella polare a cui guardiamo tutti. Rendere autonoma l'Umbria nella gestione di patologie tempo dipendenti che prima erano gestibili solo su ruota o con intervento di elisoccorso attivato da altre regioni, in modo da garantire un servizio di assistenza regionale in tempi rapidi, soprattutto nelle zone difficilmente accessibili. Con questo obiettivo la Regione Umbria ha deciso di attivare l'elisoccorso, prevedendo il servizio nell'ambito della ridefinizione della rete di emergenza-urgenza regionale. La sede dell'elisoccorso è all'aeroporto di Foligno, gestito da ENA, mentre la parte operativa, a seguito di una gara indetta da Punto Zero, è stata definitivamente assegnata alla società Avincis Aviation S.p.A. L'inaugurazione del servizio all'aeroporto di Foligno è avvenuta alla presenza della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dell'Assessore regionale alla Salute Luca Coletto, del Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che ha evidenziato l'importanza di questo servizio per garantire la salute della popolazione nell'ambito del terzo polo sanitario, di Silvia Ceccarelli per la Direzione Territoriale Regioni Centro Italia di ENAC, del direttore dell'azienda ospedaliera di Perugia Giuseppe De Filippis, del direttore di salute e welfare della Regione Umbria Massimo D'Angelo. Presidente, oggi è una giornata veramente molto importante per l'Umbria, ma soprattutto per la sanità dell'Umbria. In questo spazio oggi praticamente abbiamo alle sue spalle questo elisoccorso. Lei ci teneva particolarmente, ha detto. Beh, oggi è una giornata veramente bellissima, è un grande risultato per la sanità regionale, perché dotarsi di un elisoccorso ad uso esclusivo della Regione Umbria significa dare le risposte a quelle patologie tempo dipendenti e quindi salvare le vite. E io sono molto contenta per questo risultato raggiunto, un risultato anche sofferto e che ha presupposto un grandissimo lavoro, un lavoro di squadra, però io ero molto determinata e fin dall'inizio ho detto che per l'Umbria occorreva sicuramente un elisoccorso
che fosse in grado di garantire in tempi veloci di arrivare in qualsiasi luogo, anche i più remoti, i più interni della nostra regione, per garantire l'efficacia dell'intervento e quindi per salvare le vite. E quindi niente, è una bellissima giornata oggi che guarda veramente al futuro della sanità regionale. Assessore, oggi abbiamo inaugurato questo servizio, la Presidente era molto soddisfatta per questa giornata, però la Regione sta lavorando per rivedere tutta la rete dell'emergenza-urgenza. Che ruolo ha l'elisoccorso in questo progetto? È un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'Umbria, perché l'Umbria è una regione molto estesa e ha la popolazione assolutamente polverizzata su tutto il territorio, in particolare in zone disagiate per quanto riguarda la viabilità tipo la Valnerina. Quindi era necessario, non più procrastinabile, un servizio di elisoccorso che potesse rendere sicura l'emergenza urgenza e il soccorso in fase catastrofale, in fase critica. Confindustria Umbria e Banco BPM hanno siglato a Perugia, presso la sede di Confindustria di via Palermo, un importante accordo a favore delle aziende associate, con l'obiettivo di offrire strumenti utili a promuovere la transizione sostenibile ed energetica e l'internazionalizzazione. Presenti alla firma il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli e il responsabile della direzione tirrenica di Banco BPM Marco Giorgio Valori, accompagnato dal responsabile del centro imprese Umbria Luigi Chiarabolli. Attraverso questa convenzione, denominata Plafond Confindustria Umbria, Banco BPM mette a disposizione un plafond di 100 milioni di euro e si impegna a sostenere le imprese del territorio con una serie di prodotti, linee di credito e servizi ad hoc, atti ad agevolare l'accesso al credito anche attraverso l'assistenza e la consulenza di un team di specialisti. Presidente, che valore ha per le imprese umbre associate questo accordo con Banco BPM? E siamo molto soddisfatti di questo accordo, perché è un ulteriore tassello alle attività di Confindustria Umbria riguardante il credito, perché questo accordo con Banco BPM, che metterà a disposizione un plafond di 100 milioni per le nostre imprese associate per investimenti sulla sostenibilità, sull'energia green e sull'internazionalizzazione. Noi come Confindustria dobbiamo portare sempre modernità. E in un periodo di transizione come questo, l'accesso al credito agevolato è un valore aggiunto per i nostri associati, soprattutto per i loro obiettivi di competitività. Allora, il nostro gruppo in Umbria, insomma, lo sta guardando con molta attenzione, non abbiamo una presenza, diciamo così, diffusa, e quindi, però riteniamo che sia un territorio in grande sviluppo, di grande sviluppo, e su questo abbiamo sicuramente la volontà di investire molto, tant'è che dall'inizio dell'anno abbiamo creato due centri imprese nuovi dedicati al territorio, ovviamente popolandoli di specialisti che si occuperanno appunto di stare vicino alle imprese e seguirle nei loro processi di sviluppo, e su questo per noi, insomma, diventa un passaggio fondamentale. All'interno di questo ovviamente si pone l'accordo con Confindustria, che per noi, insomma, lo viviamo con grande orgoglio, perché è un'opportunità proprio per stare vicino alle imprese del territorio, che riteniamo assolutamente solide e desiderose di fare un processo di crescita importante, con dei temi di attenzione sicuramente altrettanto importanti sulle tematiche ESG, perché sono tematiche su cui tutti gli imprenditori, insomma, con cui si dovranno confrontare, anche perché diventeranno strategiche distintive per il successo anche in ottica futura. Su questo noi ci siamo, all'interno dell'accordo c'è una parte dedicata proprio a questi aspetti, perché la banca, che ha nel DNA anche questo tipo di tematica, vuole assolutamente sostenere le imprese in questo processo di transizione, non solo non solo nell'ambito energetico, ma anche su tematiche ovviamente legate al miglioramento di tutte le tematiche, di tutti i temi di sostenibilità delle imprese. Sono stati presentati alla Biblioteca Comunale di Castella Ritaldi i risultati del check-up sullo stato di salute dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, realizzato dal team di Progetto Italie, iniziativa del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di supportare i processi di aggregazione e riorganizzazione territoriale. Sulla base di questa verifica, il team Italie ha anche analizzato e illustrato le prospettive di sviluppo del territorio.
All'incontro è intervenuto Federico Lasco, dirigente del Dipartimento per gli Affari Regionali e Autonomie. Erano presenti la presidente dell'Unione Terre dell'Olio e del Sagrantino, Elisa Sabatini, i sindaci, i rappresentanti dei comuni associati, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi. Sì, oggi è un incontro importante perché è il risultato di quello che è stato, diciamo, un lavoro che è durato quasi un anno, anche di più. È un lavoro che grazie al progetto Italie è stato portato avanti per capire quelle che sono le necessità dell'Unione dei Comuni. Uno sviluppo sicuramente che permette al territorio di crescere e sicuramente l'aiuto del Dipartimento ci dà un pochino quelle che sono le criticità, ci fa capire quelle che sono gli obiettivi da portare avanti per realizzare l'associazione dei servizi. Quindi associare i servizi significa creare economie di scala, creare, diciamo, degli sviluppi sul territorio importanti per magari ottenere quegli obiettivi che un'amministrazione, un comune singolarmente non riesce a portare avanti. Quindi finalmente l'Unione oggi sta percorrendo una strada che è tortuosa, ma sicuramente grazie anche all'aiuto dei tecnici ci fa capire quelle che sono le reali necessità. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio torna puntuale tra un'ora.